a tutti in campo. Ritorniamo con le trasmissioni delle squadre dilettanti del Nord Salento e oggi stasera era il turno di Veglie. Veglie, abbiamo due squadre, la squadra che è storica del 1960 è una squadra, si può dire, giovanissima, e quindi state vedendo già la Coppa, ne parleremo. L'Atletico Veglie che è proprio in questi giorni ha vinto i playoff e ha fatto il salto dalla seconda alla prima categoria. Con noi ringraziamo intanto una buona serata anche da parte mia. Salutiamo gli ospiti questa sera qui presenti per quanto riguarda l'Atletico Veglie. Abbiamo Fiore che buonasera. Buonasera a tutti. Con Tiziano lo conosco già da vecchia data. Tiziano già è un veterano del Veglie, del calcio, è uno che è stato sempre in mezzo alle squadre. Questa sera devo rimettere Sergio, che da tifoso mi sono trovato in una settimana a fare il dirigente, purtroppo poi spiegherò anche il motivo come sono diventato a fare il dirigente. Comunque sono nato tifoso, sempre tifoso del Veglie. Si inizia sempre da calciatore tifoso o da tifoso calciatore e poi si passa da calciatore pure da tifoso della società. Qualche campionato allievi scarso pure oltre. Forse questo è il compito più forte o più responsabile perché comunque sono onorato di far parte della dirigenza del quando ci si sta dentro, insomma c'è una cosa che viene proprio dal profondo del cuore, o da tifoso e naturalmente da presidente, c'è almeno su questi campionati dilettantistici ci si perde solamente del tempo e del denaro. Ma forse la passione che coinvolge e ti fa andare oltre. Veglie, perché Veglie? Veglie oggi è una realtà, avete due squadre in prima categoria, poi entreremo nei meriti ormai Sergio stiamo andando come è andato, come andrà in futuro, stiamo andando a due, vero, come squadre, due realtà su campi, due realtà su Veglie, ormai si vedono o paesi dove non c'è più squadra da tantissimi anni o invece abbiamo realtà dove ci sono due squadre. A tal proposito, prima di iniziare, insomma, vi vorrei chiedere come porta a fare due società diverse proprio attenente a questo problema, nel senso, visto che ci sono del denaro che in questi campionati, insomma, sono veramente quasi a perdere, no? E non unificare un'unica squadra in un campione, in un paese. Cioè, noi in passato abbiamo visto per esempio Francavilla, no? Erano due realtà, alla fine per poter vedere Francavilla nella Lega Pro si è dovuto, insomma, a, non so se alla fine si sono uniti oppure è stato costituito una fusione, vero? Non lo so, da voi che è successo? Posso spiegare io in poche parole? Prego. Diciamo che comunque l'amico Giampiero Fiore, perché comunque l'altra società di Veglie sono tutti amici come Giampiero Fiore, Fernando De Lorenzis, Sandro Conte, cito magari due o tre dirigenti che facevano parte della nostra società. Credo che qualche anno fa sono stati dei malintesi tra di noi che comunque non sono mai chiariti e giustamente poi loro hanno deciso di puntare a un progetto loro che comunque l'ha portato in 2 anni dalla terza categoria, mi auguro, alla prima categoria, perché però i rapporti sono buoni, noi organizziamo le amichevoli, ci scambiamo, voglio dire, quindi non c'è più antagonismo, rivalità. È stato, secondo me, soltanto una questione di malinteso, che magari non abbiamo avuto il tempo forse di sederci per ragionare da farsi. Poi magari comunque io le auguro di fare qualcosa. Lasciamo parlare un pochettino lui. C'è idee diverse di vedere un pochettino l'organizzazione. Cioè comunque noi ci piaceva fare un bello settore giovanile, loro pure sono messi bene come... Avete il settore giovanile, noi, settore sì, giovanile anche voi, no? Sì, poi parleremo. Noi quest'anno pure abbiamo fatto la scuola calcio, cioè il nostro intento era proprio i ragazzi, poi la prima squadra è nata per gioco e... comunque stanno venendo i risultati. Poi l'appetito dice no, viene mangiando. In effetti avete fatto il campionato di seconda categoria. Quest'anno è stato un po' anomalo il campionato di seconda categoria perché vi siete scontrati con una realtà barese. Quest'anno abbiamo fatto un'eccellenza, si può dire.
come te la invece Tiziano, invece il campionato di prima com'è stato quest'anno rispetto agli altri anni? Guarda, è stato di, per quanto ci riguarda, un po' deludente, perché comunque l'obiettivo di vabbè, poi parleremo poi degli obiettivi del campionato in generale. In generale com'è stato tecnicamente? No, è stato di ottimo livello. Di ottimo livello. La squadra che ha vinto il campionato, il Carmiano, ha meritato di vincere il campionato. Sì, ce lo diceva Leone, mister Leone martedì scorso. Anche la finalissima tra Tarzano e Villacampi è stata, voglio dire, sì, due squadre che meritavano la promozione. Lo stesso Leverano, che comunque colgo l'occasione per fare i complimenti a Leverano, che ha vinto la Coppa Puglia, la prima volta che si vinceva, che ha portato il dopo tanti anni la Coppa Puglia in Puglia, spettacolare, e ha sperato i playoff. Quella mi sembra l'ultima partita che pareggiò, sì, il Leverano pareggiando perse l'ultima partita non approdò nei playoff, ma forse nemmeno la vittoria sarebbe bastata per il distacco di punti dal Tarzano. Vabbè, allora Fernando, entriamo un po' nel vivo. Questa la state vedendo, la coppa che avete vinto con i ragazzi degli allievi provinciali, quindi ci tenete tantissimo, no? Sì, è la prima volta che nella storia del Veglie Calcio, almeno non ho l'annuario in mano, però gli ultimi 40 anni che il Veglie ha vinto il titolo provinciale allievi. E quindi per questo, l'anno prossimo farete i regionali. Quindi siete pronti anche per i regionali con i ragazzi? Sì, con i ragazzi. L'hanno meritato tutti i ragazzi, tutti i 2000 e 2001. È stato questo anche un successo. Sono partiti in sordina perché comunque il problema del campo comunale di Veglie, che non aveva l'impianto in azienda, non aveva perché grazie a Dio, 10 anni ci sono anche lavori al campo, diciamo, è tutta una cosa. Ok. E posso ringraziare, voglio dire, Salvatore Russo, il mister, il responsabile del settore giovanile, Antonio Feschini, perché comunque ci hanno creduto i ragazzi presi in mezzo alla strada, che è stato valore. E sabato scorso nella finale contro lo Sporting Tebbele ci ha vinto i calci di rigore per 7-6, c'è stato il giusto tributo per questi ragazzi. Siamo contentissimi perché bisogna puntare sui giovani per andare avanti. La linfa del calcio sono i ragazzi, e quindi bisogna accoglierli. Non eravamo i favoriti, siamo usciti a battere in semifinale loro dove Don Pasquale, che da anni punta, mi sono allenato da un bravissimo allenatore come Checco D'Amblè, e sono veramente contento per i ragazzi, più che altro per loro. Beh, faranno questo salto di qualità, andare a scontrarsi con altre società ancora, no, più organizzate nel campionato allievi regionale. In rosa ci sono 5 di cui 3 ragazzi come Simone Carluccio. Quest'anno erano che anno gli allievi? Erano 2000. 2000. 2000. Comunque ci sono 3 ragazzi, stavo dicendo, come Simone Carluccio, Lorenzo Albano e Giacomo Calcagnini, che comunque già hanno fatto i soldi in prima categoria, e altri che sono in orbita. Anche perché avete sempre il problema degli under, no? Sì, quindi per ogni società io dove chiedo, c'è sempre il problema di andare a trovare gli under. Io sono dell'opinione o dell'idea che bisogna puntare sugli under del paese, e poi magari almeno parlo della prima categoria, se sono bravi. Certamente, se sono bravi, dare pure la possibilità spazio ai ragazzi del proprio paese. Però l'under oggi è fondamentale in una squadra, in una partita, perché averne 2-3 in campo e 2-3 in panchina, quindi è un discorso, diciamo, che mister è più prioritario l'under che di segno. Giusto. Allora entriamo un pochettino nel vivo prima del Veglie e poi dell'Atletico Veglie, anche se oggi Giampiero ci sarà da lottare. No, il piano ti lascerà pochissimo spazio, derby è ormai nell'aria. Lo lascio sfogare, poi lo lasciamo fuori. Senz'altro avrà qualcosa da dire. Io inizierei, ho visto la pagina vostra Facebook che avete ringraziato, no? Grazie a tutti e scusate. Ecco, quello scusate, cosa vuol dire? Scusate perché... lo posso spiegare, Sergio? Perché? Scusate perché comunque, diciamo, che Veglie negli ultimi 2 anni ha ritrovato il pubblico, anche se, voglio dire, come ho spiegato prima, senza una tribuna purtroppo stare in piedi non era facile. E riuscire a portare 150-200 nella partita con il Villacampi di giovedì, c'erano oltre 300 persone in piedi, diciamo che abbiamo conquistato il pubblico. Gli obiettivi stagionali di inizio stagione erano almeno rientrare in playoff, migliorare il 6° posto dell'anno prima, che comunque è stato sorprendente. E magari quello, scusate, volevo dire questo, scusate i tifosi che ci hanno seguito ovunque in tutte le trasferte, voglio dire, abbiamo un bel seguito, per questo volevo dire, scusate. Quindi a voi che vi rimane invece nell'intento vostro, scusate, a voi che vi rimane invece del tifo? Che ci rimane del tifo? Se la maggior parte se le prende
La parte migliore ci rimane. I parenti dei giocatori, i nostri parenti dei dirigenti, comunque gente che ci tiene a chi va in campo e alla squadra. Certamente, poi uno il tifoso va a vedersi la partita o dell'Atletico o del Veglia, quindi è sempre una squadra del proprio paese. Quando non c'è molto antagonismo è bello. Ritorniamo con Tiziano. Avete detto che avete fatto, no, all'inizio del campionato una programmazione di entrare nei primi 3-4 società della classifica. Però poi andiamo un po' in terreno a vedere un po' i tabulati, i risultati, non è andata proprio così, avete alternato un pochettino. Innanzitutto avete iniziato con il mister Leone, che avevate già l'anno scorso, sì. E con lui avevate programmato la squadra per quest'anno. È stata una programmazione giusta, una programmazione già concordata con voi, sì, società? Cosa non è andato, insomma? Guarda, quello che non è andato non te lo so dire, caro Fernando. Comunque è stata una programmazione fatta con adeguatezza insieme al mister, perché no, comunque abbiamo sempre un budget da rispettare. Voglio dire, sono arrivati gente del calibro di Claudio De Pascalis, che è con un passato nel Bari in Serie B, Giorgio Colletta, che purtroppo a fine ottobre ci ha abbandonato per motivi di lavoro. Diciamo che tatticamente chi doveva sostituirlo come Stefano Enrico, anche lui per lavoro ha seguito Giorgio Colletta. Ci siamo trovati scoperti a centrocampo e abbiamo disputato 3-4 partite che comunque abbiamo pagato questa assenza a centrocampo. Beh sì, si programma in un certo modo, poi no, però andando a verificare un po' i risultati, che fino alla sesta partita di andata un po' eravate tra i primi, sì, quindi la squadra eravamo una squadra della squadra, perché in effetti i tabulati vedo andata avete acquistato 23 punti, mentre al ritorno ne avete soltanto presi 14, quindi avete chiuso con 37 punti, sì, la classifica. Un campionato fortissimo da amatori, sì, 16 squadre erano 14. 14 squadre. Poi San Pietro, che si è ritirato alla seconda giornata, comunque è stato un campionato. Purtroppo quando all'inizio sbagli 3-4 partite, un campionato corto, ho detto comunque do merito al Carmiano, che ha meritato. È stata la squadra più costante che. Forse qualche pareggio in più voi. No, siamo mancati stranamente in casa. Perché abbiamo avuto, se non erro, 5-6 sconfitti in casa. Adesso, per una squadra che punta un obiettivo di vertice, sono troppi. Non si può subire 5-6 sconfitte casalinghe. Sì, in casa avete fatto 6 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. 5 sconfitte. 5 sconfitte sono state pesanti. Poi nel giorno di andata avete battuto anche il Carmiano, no? Sì, avete battuto anche le squadre importanti. Sì, diciamo che quello che perdevamo in casa siamo andati a riconquistarlo fuori. Che comunque dopo la sconfitta col Torcherolo, squadra che ha retrocesso dopo il play-out, siamo andati a vincere a Manduria, che comunque il Manduria nel giorno di Lorno ha conquistato la bellezza 24 punti. È stata la squadra che ha spesso il miglior calcio, diciamo, insieme all'Andeverano, per quanto mi riguarda. E perdendo nuovamente in casa col San Marzano, che all'epoca dei fatti era la capolista, siamo andati a vincere a Carmiano, che era la vice capolista, è stata una vittoria di... E poi ho avuto 3 vittorie consecutive contro le 2 squadre di Campi, contro il Brilla nel recupero, contro la Memori Campi e ad Erche, e abbiamo finito a Natale il giorno di andata al 4° posto. Sì, diciamo, e poi il giorno di nonostante le difficoltà, 17esima, 18esima e 19esima avete un pochino... E come mai poi a un certo punto non ci avete creduto più in Lorenzo Leone? Guarda, non è che c'è, perché comunque da parte mia, da parte di tutta la società, c'è grande stima verso Lorenzo Leone, più che altro pure per il lavoro svolto l'anno prima, che dopo aver sofferto il Veglia veniva da 2 recessioni consecutive, poi è stato ripescato in prima categoria, e avevamo chiesto una tranquilla salvezza a Lorenzo Leone. E l'anno prima comunque siamo andati al 6° posto, abbiamo espresso del buon calcio, perché comunque calcio offensivo, la gente si è divertita, forse anche il fatto di aver riconquistato il pubblico è stato il gioco di Lorenzo Leone. Poi purtroppo dopo aver perso, per dare la scossa alla squadra, perché eravamo ancora a un punto dal 5° posto dopo 2 sconfitte clamorose, quella in casa contro il Don Bosco Landuria, certo, per 5-1, abbiamo deciso purtroppo non si possono andare via 20 giocatori, questa è la dura legge del paga Pagano, sempre la ma rimane la stima verso Lorenzo Leone. Abbiamo optato verso Andrea Pagano perché bene o male conosceva 4-5 elementi, conosceva l'ambiente, perché Andrea Pagano è molto importante. Sì, diciamo Andrea Pagano è l'ultimo allenatore che ha vinto un campionato di Abelli, allora abbiamo tentato, anche se aveva un campionato difficile, un calendario difficile oltre 7 partite, e alla fine non ci siamo riusciti, voglio dire.
non so cosa sarà successo con il colore, perché di, con l'organico di, io parlando con vari addetti lavori ci siamo trovati, perché vedo pure con i gol avete fatto 42 gol mentre ne avete subiti 47. Sì, la difesa, quindi la difesa è stata un po' lasciato un po' a desiderare. Sì, un po' a desiderare, voglio dire. Pure puntavamo parecchio, abbiamo rinforzato, a dicembre abbiamo tentato di rinforzare l'organico con gli arrivi di Contestabile, che è un centrale di difesa, con uno Scarcia, centrale, perché eravamo rimasti sguarniti con le partenze di. Poi abbiamo perso anche Piero Pella, che è un altro che avevamo preso in estate, dove puntavamo su Piero Pella, sì. Uno che comunque sempre segnato, sempre. Certo. E poi comunque diciamo che è arrivato anche Mino Piumetto, un attaccante di categoria che la prima volta scendeva in prima categoria. Fino alla partita di Leverano, al derby Leverano, con 5 reti, poi purtroppo ha subito l'infortuna e non ha dato il meglio di sé. Forse vi mancava il gol ad oro loro. Sì, ma l'abbiamo chiesto, ma non sono da dare. Poi parleremo. Quindi è stato un pochettino un campionato un po' anomalo, no? Sì, forse voleva un pochettino gestito meglio dal lato organizzativo, dal lato spogliatoio. Io credo purtroppo quando le cose vediamo l'Inter anche in Serie A, quello che ci stai dicendo avete fatto, cioè quando non c'è appagamento, come posso dire, cioè, vedi che una società si muove nel mercato invernale. Scusami Fernando, perché mi preme dire, cioè, la cosa che ci fa rabbia è che come società noi un altro punto di forza dell'asse veglie, la solita società che abbiamo ritrovato in questi 2-3 anni. Benissimo. Con l'ingresso di altri dirigenti, e comunque la società non ha fatto mancare niente, ragazzi, e quello comunque si stava benissimo, non so, purtroppo come dire, sono annate molte volte che sono successo qualcosa nello spogliatoio, come succede a una squadra come Porto Cesario, pure Porto Cesario aveva programmato un buon campionato, ne parlavamo, si è ritrovato, ma alla fine comunque il Porto Cesario è arrivato sempre quinto, poi non si è qualificato per gli off, però con gli elementi che aveva nella rosa, insomma, il quinto posto anche purtroppo per loro. Le squadre Fernando cambiano da agosto poi a dicembre, cambiano le squadre. Ho fatto l'esempio prima del Manduria, che ha finito il giorno di andata con 4 punti, lo danno già tutti per spacciato, per primo io, e comunque poi hanno conquistato 24 punti nel giorno. Come Leverano, no? Si è organizzato il Leverano pure, è arrivato gente come del calibro di Antonio Padruno, comunque, Gianni Mestre, Gianni Graziella, che comunque stava generosa. Poi Leverano con un allenatore come Margagliotti, che a me è uno dei più bravi, è bravo. Della categoria, e anche loro hanno fatto un ottimo campionato, loro hanno ritrovato il bando della matassa e non abbiamo perso la strada, purtroppo. Certo, si sa che quelle 4-5 c'è da combattere, no? Quelle 4-5 che poi alla fine finiscono in classifica. Noi avevamo stilato una classifica, Carmiano, Brilla e Veglie all'inizio del campionato, all'inizio del campionato. Le prime 4-5 partite avevamo programmato così: Carmiano, Brilla, Veglie, non conoscendo le Tarantino, perché poi vi siete persi un pochettino per strada, perché dicevo, dopo la stessa partita soltanto una sconfitta, quindi guarda, non siamo stati, Sergio, se non sbaglio, in zona playoff fino alla sconfitta casalinga del Mandura, che mancavano 7 partite, perché poi siamo scesi al sesto posto, però siamo stati in zona playoff abbiamo lottato, siamo stati là, poi eravamo a 4 punti al secondo posto, sì, ma purtroppo quando non fai punti, Calviano che è l'ultima settimana è iniziato a volare con lo stesso Talzano, che è Talzano, se non sbaglio, la squadra ha fatto più punti di tutti quanti, 31 punti nel giorno di ritorno, contro 14 nostri, vuol dire, quando il Talzano stava sotto la differenza, sì, è quello, e comunque è andato così il campionato. Ripeto, sono orgoglioso di far vedere la coppa, quel male che è la rabbia della divisione, la rabbia è stata appagata dalla vittoria dei ragazzi, sì, ti ho detto, una squadra giovanissima, che comunque giovanissima, voglio dire, non era partito con i favori del pronostico, ha raggiunto il playoff al quarto posto, la seconda al quarto posto, alle spalle di Sporting Club, Nuovo Spensano e Copertino. Poi ha stravinto il triangolare dei playoff, vincendo 3-2 in casa al Copertino, 4-2 a San Pietro contro Nuovo Spensano. E in semifinale ci siamo abbattuti contro il Lavoratore Don Pasquale, sono state due bellissime partite, finita 2-2 a Veglie. Avete anche i giovanissimi voi? No, quest'anno no. L'anno scorso abbiamo disputato solo gli allievi. Sì. E comunque abbiamo perso anche la finale dei giovanissimi l'anno scorso a Novoli contro la futura Monteroni. Tra cui abbiamo perso un ragazzo, sono contento del ragazzo, Davide Mancini, che è andato a finire alla Virtus Francavilla. E guardavo su Facebook in questi giorni che ha fatto addirittura l'esordio l'Under 17 nazionale con Giovanni. Sono soddisfazione anche questa. Questo mi fa onore, perché sono ragazzi che meritano, quindi è giusto che la loro perché strada... Poi l'obiettivo del settore è magari lanciare qualche giovane a Veglie. Io, come penso, meglio può arrivare se proprio
però quella mette una promozione, ma in eccellenza se fa un miracolo, ma non più di un'eccellenza, certo. Ma sto esagerando, certo. Vuol dire non può offrire. È un ragazzo che comunque merita, che gli piace fare calcio, giusto pure che provi. Che prova queste sì, da ambo le parti insomma, dando la possibilità del calcio. Sì, tanto il calcio, perché vuole dire. Allora Tiziano, dall'amarezza un pochino alla gioia, vuoi concludere con qualche messaggio a tifoso, qualche sportivo di Veglie? C'è stata qualche contestazione? No, tifosi, anzi, a fine l'ultima partita contro l'Erchi in casa, tifosi, lo ripeto a dire, presenti, nonostante la giornata fosa, in quel giorno 150 persone che hanno assistito alla partita hanno tributato l'applauso comunque ai ragazzi. No, Sergio, quando... dobbiamo capire, Sergio, che è sempre il calcio. È sempre un gioco, quello, io la penso così. Quando c'è pagamento in una società dice, non si stanno, non si, si muove, quindi in automatico allora può anche arrivare la contestazione per dare la scossa, ma quando, come ci sta raccontando, non si sono mai fermati sia nel mercato invernale sia nel tentare di cambiare l'allenatore, ma non ci stiamo ancora fermando purtroppo, no. Il brutto del trasportivo è questo, che finito il campionato si ricomincia, parleremo alla fine dei programmi. E l'anno prossimo, come abbiamo detto, ci aspetta. Gli stimoli non mancheranno. Noi saremmo presenti quella partita. Sì, guarda, una cosa che ho detto pure, parlavamo con Giampiero in macchina, che mi auguro che sia un evento cittadino, perché è bello. Ho detto, questo già comunque sono in ottimi rapporti, riuscire a portare. Come fanno con il rugby, no? Alla fine grigliata per tutti, si mettono e mangiano tutti. Il fatto pure che venne, grazie a Dio, avrà una tribuna dove uno può vedere la partita, no? Io ero piccolo, però ricordo, sentivo parlare di Veglie Vegliese negli anni 80, quando non c'erano le televisioni, ma riuscivano a portare 1000-1200 persone. Io non dico quelle cifre, sarebbe il massimo. Io ho frequentato Veglie negli anni con Tonino Greco, con il dottor Alberti, quindi quando veramente c'era la squadra, e quindi c'era molto tifo. Sì, io piccolino. È stato sempre un paese attaccato al calcio. Sì, è vero. Sì, il fatto che siamo, se non sbaglio, la sesta o la settima società in Puglia come affiliazione, che non ci siamo mai, non abbiamo mai comprato titoli, siamo rimasti sempre a Sveglia, al contrario di altri che comprano, vendono, vuol dire, questo quindi, ci fa onore. 1960 continuamente sempre con il titolo. Sì, sempre con la Sveglia, abbiamo fatto terza e con quei colori me li ricordo quando ero ragazzino. Sì, lui mi diceva la provatura, tanto perché più anziano di noi, lui si ricorda questi aneddoti che tutti vestivano di giallo rosso, perché Lecce e Veglia si voleva vestire, era bianco azzurro, anche che si vendevano nei pozzi tutti abitamenti giallo rossi, che anzi siamo giallo rossi, auguro a Lecce di vincere il Lione. Ci mancherebbe. Allora Tiziano, cosa possiamo dire? Ripartirete con tanto entusiasmo, con una programmazione. Ancora più, Sergio, perché comunque dobbiamo arrivare almeno un posto avanti a loro, altrimenti ecco. Allora uno prima e l'altro secondo, uno è playoff. Bene o male, se non sbaglio, 4 derby dobbiamo fare, tra Coppa Puglia, io mi auguro di vincere 3, quei due di campionato e uno di Coppa Puglia. Non so quanto manterrete, no? Come Leverano. Volevo sempre fare la fusione, poi per motivi simpatia e antipatia, uno è andato per la sua strada, l'altro per... quindi avevano una squadra in promozione, una squadra in eccellenza, poi non si è scritto in eccellenza, è ripartito dalla prima. Era quello dove volevo arrivare io, insomma, ai discorsi iniziali, no? Alla fine se ci si ferma e forse ci si riflette su certe cose, e può darsi pure che il presidente venga domani da te e gli dice vuoi fare il direttore sportivo per la mia squadra? Tu che cosa gli rispondi? E mi mette in difficoltà. Ah, ecco. Poi glielo dico quando sono in macchina la risposta. No, vabbè. Non sappiamo come la prende il nostro direttore sportivo. Che è un carissimo amico mio, anzi. Allora, scherza. Sì. Vabbè. Allora, Atletico Veglie. Atletico Veglie è nata lo scorso anno. Lo scorso 2015. Anno. Sì. Quindi siete proprio freschissimi. Ve le immaginate che si arrivava a vincere questi playoff e quindi a approdare in prima categoria? Guarda, dopo l'uscita del girone sinceramente non pensavamo di arrivare così avanti. La squadra che ha vinto il campionato l'ha meritato? Era una bella squadra, era, anche se secondo me era più squadra del Cisternino. Scusa un attimo, Giampiero, se interrompo. Puoi partecipare perché tu sei... Secondo me era la squadra più forte della categoria, perché comunque poi conoscendo i giocatori che avevo conosciuto da Giampiero, per me loro erano la squadra più forte. Io avevo detto dall'inizio che magari pure parlando con Giampiero, abbiamo fatto una bella squadra di playoff, no, guarda, non conoscendo le squadre barese, perché
però loro è la squadra più forte. Se non sbaglio forse alla lunga calcolando c'è l'Italia Bari, la seconda squadra di Bari, Bologna, Cisternino, Savelletri, che avete perso in casa con all'ottava giornata, avete perso, abbiamo perso Modugno e Savelletri, una dietro l'altra, e poi al ritorno ci siamo rifatti. Quindi eravate prima di queste squadre, eravate in testa, poi sì, avete perso, siete scesi. Siamo scesi al quarto posto, poi. Invece poi ho visto che quando stavate tra i primi avete perso quella partita, avete riposato perché dovete riposare per... e non avete preso punti. E subito siete arrivati. No, quest'anno non abbiamo riposato, siamo stati fermi la domenica. Una ferma domenica, sì. Sì, ma abbiamo avuto il 3-0 a tavolino perché era la prima domenica che la federazione ha ufficializzato il ritiro del San Pietro. Comunque no, era una vittoria a tavolino. E quindi avete perso quelle sconfitte, pareggi, l'aggancio per i playoff. Sedicesima giornata avete. È stato un boccato ossigeno perché non vincevamo a partire. Ci ha pensato la federazione a farci vincere, perché sul campo, purtroppo devo dire, forse nelle ultime nove partite non abbiamo vinto. L'ultima vittoria è stata il derby col Porto Cesareo, che se non sbaglio è stata la quarta giornata, se non sbaglio sempre. Sì. Comunque l'unica vittoria è stata quella a tavolino, comunque, è da parecchio, al contrario loro che vengono da 10 vittorie consecutive. Vede, voi avete chiuso al quinto posto nel girone di andata. E poi il giorno di ritorno. Il giorno di ritorno? Sì. Ma eravate già partiti con l'intento di cercare di vincere il campionato? Sinceramente sì, capitando nel girone, diciamo, Leccesa. Poi vedendo questo girone, cioè, con tutte queste squadre, comunque città grandi, con un bacino di utenza bello grande, comunque cioè, è facile trovare gente che gioca a calcio, e quindi rispetto ai nostri paesi che sono più piccoli c'era un po' di organizzazione in più. Sì, c'era un po', anche se non siamo stati... Avete fatto 50 punti, no? 50 punti, sì. 24 nel girone di andata e 26 al girone di ritorno. E meno sono stati sempre costanti. Però diciamo, siamo stati, sì, oltre, cioè, tranne le due sconfitte con Modugno e Savelletri, poi abbiamo perso soltanto la partita con il San Donato. E niente, il girone di ritorno è stato un gran girone. Avete avuto un buon ritorno con Emiliano Conza, sì, è da 2 anni consecutivi, diciamo, che ci porta avanti. Ha fatto 18 gol. 18 gol. L'anno scorso pure 18 gol capocannoniere del girone del torneo. Quindi siete subito approdati nei playoff, no? Sì, avete fatto la semifinale con il Cisternino, avete vinto 3-2, com'è stata 3-2. Quella partita? Tu c'hai la vista? Sì, sì, capito, perché come ha detto Giampiero, l'hanno meritata, sì, 3-2 è meritato. No, io ho visto perché il campo nostro era finito, purtroppo con gli impegni calcistici non riuscivamo. Quindi la vittoria è stata meritata? Sì, è stata meritata la vittoria con Cisternino, anche se non è partito bene perché... Dopo dieci minuti sì, eravamo in svantaggio. C'è pure qualche immagine, no, dell'Atletico Veglie. Diciamo che siamo stati un pizzico fortunati, ma la fortuna aiuta gli audaci. Perché sul pareggio... Ecco questo, la... Presidente. No. Questa è stata la festa di domenica scorsa, sì. La festa meritata. Questa poi è la partita che avete fatto, la finale, con il Savelletri. Sì. Siete andati lì, là, perché vi serviva la vittoria, vero? La vittoria, sì. Sì, col pareggio dovevamo comunque vincere, sì. Con il pareggio eravamo fuori. Quest'anno quante squadre sarà il girone di prima categoria? Guarda Sergio, io mi auguro che si ritorni al vecchio format con 16 squadre, 48 squadre, che è quello, non si può fare un torneo, io lo chiamo amatoriale, perché con 13-14 squadre nel girone D, con le passe che si ritrovano addirittura in giornata andata, sogliamo che iscritto al campionato, ricordo, non è riuscito a partecipare al campionato perché non aveva la rosa e i giocatori. Non è stato bello, mi preme, grazie alla domanda che ha fatto Sergio, certo. Dalle gestioni che ci sono state in promozione, squadre di città blasonate come Grottaglie, Manduria, li ritroveremo in prima, il Taurisano che comunque è una città, una piazza storica di prima. Sarà una prima dura se saranno queste le squadre, poi ancora... Ma saranno ancora 4 gironi o ritornerete al vecchio sistema dei 3 gironi? Ci sarà il vecchio format a 48 squadre, dovrebbe essere 3 gironi. 3 gironi. Poi la federazione si mentre i gironi di seconda categoria quest'anno sono stati 3. Ma tu non interessa il secondo? No, voglio dire, anomalia, no? Ormai già 3 gironi di seconda e 4 di prima. Andrete nel girone meridionale, penso.
Mi auguro, anche se comunque a livello, voglio dire, sono stati tutti, noi siamo stati ospitali, pure abbiamo giocato con le Tarantine, con i Bindisini, tranne la partita d'Orchiarolo, che una tensione ha sfociato purtroppo in più di una parola a fine gara. Ma... Volevo ritornare su quell'episodio che è stato di cronaca, mi hai anticipato, dopo partita dell'Atletico Verde, dopo quella squadra barese, che è stato sulle croniche purtroppo nazionali, che non vogliamo sentirle perché questo è vandalismo, è puro, ma voi non è calcio. Ve ne siete accorti di quello che succedeva fuori dal campo? No, perché noi eravamo in campo, comunque stavamo là dentro, stavamo a fine partita. Ma la partita è stata tranquilla? Perché di fuori si sussurra che siano tifosi del Lecce. Quello che volevo domandare, la partita è stata tranquilla? Che in tribuna era tutto tranquillo. Era tranquillo. C'erano stati dei battibecchi, pure la partita non è stata spigolosa. È stato un episodio fuori dal campo di calcio, fuori che non c'entra. Anche che è successo a un chilometro di distanza, voglio dire, la via. Come dicevo prima, i nostri tifosi sono le nostre famiglie, quindi c'è donne, bambini. Ma pure i tifosi baresi presenti a una sessantina hanno cantato per la squadra, non hanno mai offeso né Veglia né Vegliese, nemmeno il Lecce, si sono comportati. Non è poi alla fine, no? Voi come l'avete presa all'inizio del campionato, visto che vi hanno messo in questa categoria? Come si può spiegare che una seconda categoria si può andare a giocare fino a Bari e quasi oltre, insomma? Sinceramente non l'abbiamo presa bene, anche perché le spese sono aumentate più del doppio, ed è stato difficile, ancora adesso è difficile coprire tutto. Però Giampiero, vincere contro il Barese alla fine è stato più bello, dai. È stato più bello arrivare in questa finale di playoff con tutte queste grandi squadre. Io la penso in questo modo, insomma, che fino a certe categorie è giusto che si giochi nelle zone limitrofe, anche perché poi può subentrare, anche come è successo con la squadra del Brilla Campi. Di nuovo nel Tarantino è successo quel che è successo con voi. Se si continua su questa linea, per il valore, insomma, senza nulla togliere alla seconda categoria. Le spese da affrontare, però, perché andando in trasferta a farsi 200 km devi partire la mattina, ti devi fermare a mangiare i ragazzi al ristorante, pullman, rientri la sera a casa. Quindi sono delle spese. Il calcio è cambiato rispetto a 10 anni fa, quando magari oggi ci sono esigenze nuove, il preparatore, il medico, il massaggiatore, il pullman per la trasferta, il pranzo, quindi è cambiato. Ti racconto un piccolo aneddoto, Sergio. Mi trovai un giorno col vecchio presidente, che non è nato, Otto Ruberti, che è stato quello che una volta ha portato il calcio Vegliese in promozione, e così scherzando mi diceva: ma quanto costa in dialetto scriviamo la squadra? Ho detto: dottore, l'iscrizione quest'anno è costata 5.900, ma c'è di simpaccio? E dottore, già da questo fa capire. Lui magari ricordava con le vecchie lire 2 milioni, 2 milioni e mezzo, no. E tu iscrivevi una squadra, non poteva costare tanto. Una squadra, se devi fare calcio come l'abbiamo fatto una via di ultimi anni, anche perché poi dai 40 a 45 mila euro a spendere, credo che sia una precisa, tutti i soldi che... Sì, anche perché poi certi elementi, anche dire a quel calciatore do giusto il rimborso benzina, no? Però alla fine vedi che calcolando escono i numeri. Compresi mister, come si diceva prima, preparatori. E lì da voi invece è più o meno lo stesso. Dovrà dividere il budget. No, il comune, almeno per quanto ci riguarda, da più di qualche anno, per una legge che non abbiamo contributo al comune, sono tutte spese e sacrifici. Con l'entrata delle Atletico Veglie, non so. Come ha detto Sergio all'inizio della trasmissione, sono sacrifici. Il campo sportivo lo dividete come vi organizzate un po'? No, noi quest'anno siamo stati a Villa Maresca. Quindi altra spesa, campo in affitto per tutto l'anno, è sempre per la solita questione senza illuminazione, è quello. Speriamo che dall'anno prossimo si sistemino le cose. Sì, ci sarà un impianto di illuminazione, ma che ci sarà. Essendo pure che ci siamo tre società, la nostra, la Sveglie, l'Antonio Calamo come scuola calcio. Organizzare, sistemare. Sì, è stato un problema negli ultimi anni senza impianto di illuminazione, perché noi ci allenavamo alle 3 del pomeriggio. Solo i professionisti saranno a quell'ora, però abbiamo trovato, almeno su quel punto di vista, ragazzi disponibilissimi che magari dovevano anche litigare col datore di lavoro per stare 3 e mezzo al campo per allenarsi,
che se non ti alleni poi risultati certo. Non vengono. Loro purtroppo hanno dovuto emigrare, voglio dire, no, e sono altre spese, come ha detto Giampiero. Però da quest'anno, almeno, io sono una San Pietro, non vedo, non credo. Quando vedo il campo finito, poi l'impianto in una zona, magari ci mette, ci siamo. Ci sono programmi già avviati per il campo? Sì, no, già iniziato i lavori da qualche mese, no Giampiero? Sì. Stanno sistemando la tribuna con le sedioline, hanno già i panni dall'altra parte. Rimarrà il, diciamo, il parterre, rimarrà con i riposi ospito, c'è comunque la biglietteria, bagni, così almeno la rete di recinzione sarà cambiata. Ben venga queste cose. Giampiero, perché questi colori vedo un pochettino, come sono nati? Sono nati giallo dal capo. Ci ritrovavamo con il direttore sportivo attuale, che è un amico, c'è, cioè la nostra società è formata da amici, presidente, direttore, c'è, cioè tutto un format giusto per... Come da nostro. Siamo tutti uguali allo stesso livello. E niente, stavamo così prendendo caffè, tu che colore scegli, io che colore scelgo, lui ha scelto il nero, io il giallo, ed è nato così è la... il giallo nero della Veglia. Per quanto riguarda invece l'allenatore, cosa ci dici, dai? L'allenatore l'abbiamo preso l'anno scorso in terza, è arrivato, ci ha dato una grossissima mano portando una decina di giocatori, tra cui Conza, Giancane, Alessio Buongiorno, tutti gli ottimi giocatori che sono stati confermati quest'anno e i risultati sono visti, comunque siamo andati avanti. Quando la squadra... Adesso poi vi lasceremo un pochettino nel festeggiare, ma poi c'è tanto da lavorare. Già siamo al lavoro, come dicevo prima. Avete un veterano, un esperto del... No, io penso la mia squadra. Un esperto. Se posso preoccuparmi qualche giorno, qualche consiglio, dai. No, ma guarda, l'ho detto, c'è rispetto reciproco della tua società, amicizia, pure ricordo quando hanno giocato a Cellammare, che comunque avevano sospeso la partita, che Giampiero mi chiamò per un consiglio di zona, è successo questo. Sono consigli tecnici della federazione, che sono quando ci fa esperto per queste cose qua. È il mago. Abbiamo disputato pure 5-6 amichevoli, cioè, sì, vuol dire, comunque sì, c'è collaborazione. Ma alla fine che ci sembra sia strano, ci sono due società, quando poi c'è che questa, ci sia rivalità, alla fine non porta poi a niente, no? È no, non che, porta a niente, e poi comunque sono contento di loro, perché magari avere, non credo che qui vicino, meno, so di campi, qualcosa che i rapporti non sono tanti di 10, sì, no? Però sì, magari ti voglio dare le ultime giornate, viene una squadra che è a Giampietro al comando, vuol dire come noi possiamo andare a vincere tra gli altri. Sì, sì, quando c'è collaborazione c'è quella cosa, voglio dire, è bello. Comunque se il consiglio non mi do, io penso che ormai siamo arrivati a dunque buoni, comunque pure a dicembre loro sono venuti, voglio dire, il direttore sportivo Alessandro Conte, che mi ha chiesto se avete qualche gioco da svincolare, che può fare a caso nostro. Alessandro Conte, che lo conosco, che era nella scuola calcio di Pina, in Imperiale, quindi... Sì, infatti, proprio doveva essere presente lui, ma la prossima volta... Si vergogna, perché... la prossima volta lo inviteremo, lo diremo in diretta, e lo inviteremo... E c'è Alessandro Conte, te lo dico, se c'è... Sandro è bravissimo. Magari porto anche il presidente Marco Buccarella, perché mi fa piacere pure la voce. Ci fa piacere. Una persona fantastica. Allora ragazzi, concludiamo un pochettino, ci rivedremo, ci rivedremo. Scusa, vorrei chiedere una domanda a Giampiero. Naturalmente quando si vince, no, si tende a cambiare pochissimi elementi per dare un seguito, a vi muoverete in quel senso? Sì, più o meno la colonna portante rimarrà quella, cioè tranne qualcuno che uscirà fuori, tipo Gianluca Pizzileo, che lo ringrazio tantissimo, ci ha dato una grossissima mano quest'anno. Cioè, da quando è entrato lui in campo non abbiamo perso più una partita. E comunque il nostro mister anche della squadra di Pulcini, lo ringrazio. Quindi partirete con l'obiettivo la salvezza? Si parte con la salvezza, poi quello che viene comunque partiamo sempre con gli obiettivi bassi e poi l'appetito viene mangiando. Per loro, dicembre si tirano le prime somme, importante per non voi, la facciamo. Non chiedere più consigli a Tiziano. Come abbiamo fatto quest'anno, che a dicembre ci siamo rinforzati con Gianmaria Gatto e Lorenzo Fai, Gianmaria che scendeva dalla promozione da Copertino. E Lorenzo Fai pure. Lorenzo Fai, l'abbiamo tenuto a Guagnano, un grosso portiere. Un grosso portiere, sì. Anche noi punteremo una salvezza tranquilla, vuol dire. Salvezza qua, bisogna fare questo salto. Si vede ancora il dente avvelenato, si vede quest'anno. Si vede ancora il dente avvelenato di quest'anno.
No, vabbè, comunque come dice giustamente Giampiero, non bisogna sbandierare gli obiettivi, anche perché ancora siamo in una fase embrionale del calcio mercato. Noi, anche da parte nostra, cercheremo di confermare il blocco della squadra dell'anno scorso, che ci sono elementi di valore, e di mettere al punto giusto si sta un po' al centrocampo. Diciamo, dopo due anni faccio un pochettino, quest'anno dovete fare quello. Io qua scrivo, dovete fare quel salto di qualità. Per voi invece c'era un anno di permanenza nelle periferie, quello che verrà verrà, ma per loro devono dare qualche risposta. Sergio, dovete dare qualche risposta. Sì, infatti noi punteremo su giovani vari. Sta dicendo i nomi. Vedremo. Ad acquistare più tifosi. Vedremo. Di quest'anno. Allora, Fernando, possiamo concludere, no? Ringraziamo per la vostra disponibilità. Grazie a voi. Grazie. Ripeto, come vi dicevo prima di iniziare la missione, seguiremo le vostre avventure all'interno del prossimo anno, come faremo anche con altre squadre del Nord Salento. Io voglio una cosa per me, caro Fernando e Sergio, benvenuto a questa missione, che comunque poi andiamo a conoscere in realtà, no? Io lo chiamo il vero calcio, quello fatto di polvere, di sacrifici, e benvenuto a questa missione, o immagini, perché io mi diverto più a guardare il calcio dilettantissimo, non perché, diciamo, tra virgolette sono addetto ai lavori, però mi piace più questo calcio fatto di polvere, di sacrifici. E benvenuto a questa missione, a queste interviste, per capire. Certamente, della Serie A ce ne siamo un po'. Noi come testata giornalistica sportiva di Salento in Forma, Nord Salento, abbiamo Novoli, Campi, Veglie, Guagnano. Colgo l'occasione, Sergio, faccio i complimenti al Novoli per la salvezza. È stata un'annata sofferta per Novoli, il terzo campionato che di eccellenza, però è come vincere. L'abbiamo messo sulla fotografia, non so se l'hai vista. No? Sì, sono visto, ma io sono andato anche a vedere per dirti. Dice, ma non ti fermi mai. L'hai vista, ti abbiamo messo. Ho visto, no, perché ero presente in Novoli Trani, è stata. Credo che sia stata anche per loro la fotografia dell'annata, anche se il Trani, sinceramente, almeno in quei 90 minuti non mi ha impressionato più di tanto. Che è una squadra che deve vincere per salvarsi. Sì. C'è stata una traversa di un tiro da lontano, con Giorgetti. E poi Giorgetti. Faccio complimenti quel capolavoro. Di tutto a mister Simone Schiva, che è un mio caro amico, poi a Francesco della Scalzi e Francesco Muro, che comunque sono ragazzi come noi. Ci mettono l'anima. Anche loro. Cioè, avere una gestione, budget. Di prima categoria, che è difficile, voglio dire, però l'eccellenza. L'eccellenza è un altro pianeta. Sono contento per loro e vi faccio ancora i complimenti. Va bene. Okay. Allora, ragazzi, chiudiamo ringraziando la regia, Luca Ciccaresi, che è sempre disponibile, si sacrifica per noi ogni settimana. Allora, con qualche immagine, scusa se c'è, allora possiamo farla vedere. No, purtroppo del video immagine di festa pochissima. Pochissima. Dei ragazzi che comunque. Okay. C'era l'immagine vostra su Facebook dei ragazzi, degli allievi? Quella l'abbiamo messa. Sì, l'abbiamo vista. L'abbiamo messa. È stato bravo Luca, è stato bravo anche lui. Allora, grazie a Giampiero Fiore e grazie a Tiziano Gallino per essere intervenuto nella nostra trasmissione. Grazie a voi.